La parola pornografia l'abbiamo fatta diventare un atto di accusa. Cioè, pornografia oggi non si può più considerare una parola che determina un, uno spazio circoscritto a quello che è la rappresentazione cinematografica. Pornografia è quasi una parola che, fa diventare, che criminalizza un, un settore, che criminalizza un atto. Allora rivoltiamo questo significato e diciamo bene, se pornografia deve essere un insulto, se pornografia deve essere una cattiva parola, allora intanto Milton diceva chiamiamola erotografia, la pornografia, inculiamo praticamente questi mascalzoni che hanno cambiato il significato di un termine. Quindi ignoriamo il termine, come io dico, non chiamiamo più pornostra, ma chiamiamole eroine. Eh, ma il termine pornografia, che oggi è una parolaccia, rivoltiamolo veramente per quello che può rappresentare. Se pornografia vuol dire essere negativi, la pornografia è una brutta città. Pornografia è la violenza. Pornografia è la corruzione, pornografia è la guerra, pornografia sono le bugie, sono uh, tutti i traffici internazionali e nazionali che ci circondano, sono tutti gli interessi di questi sempre mascalzoni pornografici, perché pornografia non deve essere più sesso, ma deve essere rappresentato da tutto quello che il sesso ce l'ha tolto.